bravissima, grandissima interpretazione, grandissima voce. Sì, pronto? Sì, ciao. Non ti sento tanto bene. Stavo spendendo la 50 euro al mese di telefono. Sì, sì, adesso ti sento meglio. C'è un pubblico pagante, per favore. Sì, ma non mi dà fastidio, eh. Non mi date fastidio, quindi già rasseneratevi perché siamo tutti più tranquilli. Sì, ero abbastanza agitato. Ok, a dopo. Ciao. Scusate. Ha già messo giù, beh, è stata... Sulle mani? Un attimo, devo ancora votare, lei subito lì con la foto. Con calma, prima devo... Partiamo con la votazione, 3, 2, 1, sulle mani, per favore. E no, che ha il nervetto delle mani che... Vedi, eh? Ok, fatto. Che bravo, un applauso, grazie. Non è un po' simpatica. Chiara, per favore. Pronto? Ciao, Mingo, sono io. Senti, a me per male dell'ottimo materiale per un aperitivo alcolico con libro, con un allegato libro e non male. Prezzo da fare, un po' poco. Il problema è che di qua ci sarà un mazzo di carte di tarocchi. Dormi! Non sei tu cazzo. No. Allora, devi mettere ancora più voce. Devi andare più vicino, più avanti. Sì. Il microfono è qua di sopra. Cristian, se mi alzo... Sto pensando, se mi alzo qua, no? No, a lì mentre parlate voi due. Perché qua si capisce il fuoco, cioè sembra un attimo che si stacca la cosa. Sì, non sì, si sì. Capisce. No, parlate voi due. Allora, o lui dice... un attimo di pausa, cioè dice una cosa del genere e allora c'è un attimo di... Ma qui non c'è che può... No, io, ma qua in teoria quando lei fa sta cosa della telefonata io faccio ok grazie, giù le mani, scusate un attimo, devo Chiara per favore, stai esatto, così. Scusate un momento, un attimo, vi lascio un attimo da soli, sì. Puoi dire, vi lascio un attimo da soli, in modo che loro... sono un po' spaesati, parlano tra di loro. Ma se mi alzi in piedi, se alzi in piedi, almeno c'è la scena. Mi alzi in piedi? Perché adesso sì, c'è la gente, non facciamo così, perché sennò si perde. Sì, gli alzi in piedi e viene un po' avanti. Sì, 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 sì. Sì, anche sì, perché tu la telefonata la fai di nascosto, quindi tu gli alzi in piedi. Bravo, bravo, è ogni tanto. Bravo, bravo, va bene. Però la voce è alta, me la devo mettere. La voce è alta. Va bene. Va bene, andiamo avanti, perché sennò non abbiamo... Ok, sono buono. Cioè, no, ti fai alzati. Ciao Vindo, senti, apri per le mani. Mettiti proprio davanti al microfono. Mi senti? Si sente adesso? Sì. Ciao Vindo, senti, avrei per le mani dell'ottimo materiale per un aperitivo alcolico con annesso di anno in omaggio. Prezzo lo dovrò fare. Come un po' poco? Senti, se ci aggiungessi un mazzo di tarocchi... No, ancora qua. Vabbè. Poi ti chiamo prima qualcosa di più. Scusate, scusate tutti, ma ogni tanto la ragazza va ripresa. Oh, è già in piedi perché già sapevo che lo andavo a presentare. È un onore per noi presentarvi il Sir John Oliver della casata degli Oliver Oliver. Tutti in piedi, per favore, standing ovation. Grazie. Benissimo, innanzitutto posso chiamarla John, giusto? Lei è conte? No. Ha comunque un titolo nobiliare? No. E allora, giovanotto, mi continui pure a chiamare signor conte? Prego. Esimio, per noi è un onore averla qui e proprio per questo io mi inchino a lei. Grazie. Dovete sapere che... il nostro John Oliver è difficile che accetta questi inviti, però noi lo ringraziamo perché sapevamo che la sua rubrica è colma di impegni, soprattutto di eventi di un livello molto più alto rispetto al nostro, però lui ha accettato questa sera di essere qua tra noi mortali comuni. Sì, in effetti mi sono specializzato nei concerti, anche perché soprattutto perché sono ricchi di strumenti musicali di indubbio pregio. Che qui noto... No, tagliala questa, non dirla qua, sì. Di indubbio pregio. Lei non può immaginare il valore di una chitarra, di un violino, di un pianoforte, ma anche di un microfono.
e soprattutto le sensazioni che si provano quando a fine concerto si riesce a rubare, ad averli fra le mani, sono sensazioni che, ecco, che arricchiscono. Immagino. Ma vorrei farle pochissime domande. Un commento veloce sulle voci che circolano sulla drammatica situazione patrimoniale della sua casata, per favore. Sono illazioni false che scivolano sul piano inclinato della mia totale indifferenza. Scusi se mi permetto, ma molto probabilmente sono anche alimentate dal suo abbigliamento, che vedo anche stasera, oserei dire alquanto casual. Giovanotto, sì. Io comprendo che lei non sia in grado di riconoscere un abbigliamento casual firmato. Tra l'altro, questo abbigliamento mi consente di dedicarmi alla mia attività di trasferimento di proprietà. Beh, proprio su questo punto vorrei approfondire il discorso, ma purtroppo anche per lei il tempo è tiranno, mi spiace. Quindi passiamo ad un commento veloce su uno o più brani che abbiamo eseguito questa sera. Prego. Soprattutto su quest'ultimo brano, era degli anni 70, faceva parte dell'album Pendulum. Me lo ricordo perché fu il primo che riuscì a rubare, che andò a rubare in quel periodo. Io glielo... Pendulum. E io glielo dissi a Fogerty. Mi sono perso la battuta. Ho scritto una canzone sulla guerra in Vietnam. Ah sì, allora, lo dici a Fogerty, hai scritto una battuta, sì, una canzone sulla guerra in Vietnam, dove la pioggia era metafora dei bombardamenti con i diserbanti. Ma il testo è così ambiguo che sicuramente e sollicitirà la curiosità dei critici letterari. Lasciatelo dire, ragazzo, gli dissi. Io sono un vecchietto e tu sei una vera lenza. Attenzione, stiamo parlando di John Fogerty, che forse non tutti lo sapete, ma è l'autore della canzone appena eseguita. Esatto, ed ebbe anche ragione, perché se la bevevo davvero quei beoti degli opinionisti. Non tutti gli opinionisti sono beoti. Va bene, il professore sicuramente non voleva offendere nessuno, vero professore? Glielo dica anche lei? Perché? Cosa? Hai appena dato dei beoti agli opinionisti. Che? Io? Sì, la signorina è un opinionista. Ah sì? Forte. Forte. Poi. Solo una curiosità, voi due scusate, sì. Ma prima appunto dicevate che eravate due amichette, vero? Siamo amiche d'infanzia. Sì, ai tempi della scuola. Ah, addirittura, quindi proprio amiche amiche. Certo. Ma scusate se vi interrompo, ma sento delle vibrazioni uscire dalla mia sfera. Vedo delinearsi una figura e nella nebbia del futuro e sono pronta per vada la luna nera. Calma, anche a me cominciano a venire dei dubbi, però ho massima fiducia, come sicuramente tutti voi la riponete, nella nostra grande medium. Non sono una medium, sono una vedente. Sono una medium, non sono una vedente. Ma sono una vedente, non sono una medium. Oh. Per me l'indicazione è soltanto ripetitiva. Afferma che questo brano difficilmente vincerà. E ha ragione, grazie Marchese. Ma allora... Conte, prego. Scusi. Il fatto è che quando probabilmente saremo... al cospetto della vincitrice e non ci sarà più sta luna nera. Bene, allora andiamo avanti con tanto entusiasmo a cercare la canzone vincitrice con When a Man Loves a Woman di Percy Sledge, canta Fabio.